Giovedì incontreremo un'altra squadra che in questo momento qui è in difficoltà, questo per renderci conto di qual è il livello di questo campionato. Modena che ha un roster importantissimo perché insomma Bruninho, Wantorena, Stankovic, due nazionali come Rinaldi e Sanguinetti, insomma è una squadra veramente diciamo a livello di organico molto ben strutturata. Sta vivendo una stagione un po' complicata fino a questo momento qui e questo ci fa capire qual è veramente il livello, la difficoltà che il campionato, insomma, si sta proponendo quest'anno. Noi dovremo sicuramente, come ogni settimana, ripartire, diciamo, dalla nostra aggressività, quella che abbiamo messo anche il primo set contro Cisterna. La stessa cosa dovremo fare con Modena e cercare, insomma, di metterli subito in difficoltà. E l'obiettivo è uno solo, l'obiettivo è quello ogni settimana adesso di portare a casa il più possibile in termini di punti. Mi aspetto una partita tosta, e una partita sicuramente dura che ci metterà alla prova. Loro non stanno attraversando un buon periodo, ma questo non vuol dire che sono da meno. Comunque sono una squadra molto forte, con giocatori forti, di spessore, di livello. Quindi noi proveremo a rubargli qualcosa, rubare qualche set, qualche punto, che per noi adesso è essenziale, e cerchiamo di dare il massimo. Magari anche mettendo in difficoltà e ricavandone il più possibile. Ma i ragazzi, diciamo, hanno questa dote, è un gruppo che lavora tantissimo, è una stagione complicata, lo sapevamo, stiamo vivendo la complicazione in questo momento qui, perché insomma, quando non si riesce a fare tanti punti, sono tante sconfitte, finché le mettiamo in preventiva all'inizio stagione e ne parliamo solamente una cosa, quando si vivono i momenti chiaramente non è così semplice, lì si vede la forza di un gruppo, soprattutto in palestra. Ma questo gruppo qui sta dimostrando veramente di non essere scalfito, chiaramente sta soffrendo tanto perché sono tanti ragazzi giovani, però non è scalfito in questa mentalità. Mentalità lavorativa, noi rientriamo in palestra, i ragazzi rientrano in palestra sempre cercando di fare qualcosina in più e sempre per cercare di avere qualche chance in più la partita successiva. Gli allenamenti stanno proseguendo bene, tra alti e bassi, ma ci stiamo impegnando sempre e esigiamo molto da noi stessi, quindi è sempre un percorso di crescita e bisogna spingere ancora di più verso l'alto per aumentare la nostra forza. Beh, no, sicuramente dovremo puntare molto, molto sul nostro servizio, sull'equilibrio del nostro servizio. Sarà importante, è importante ogni settimana, però sarà importante con loro. Dovremo fare in modo che il palleggiatore Bruninho, che insomma conosciamo il suo talento, non abbia la possibilità di fare quello che vuole, deve essere costretto a giocare su determinate situazioni un po' più complicate per permettere al nostro muro veramente di arrivare più agevolmente, toccare e difendere. Noi siamo molto bravi in questo. Nel momento in cui riusciamo a essere ordinati a muro, la nostra difesa veramente si esprime ad altissimo livello. E lì riusciamo anche a ingranare il gioco e di conseguenza riusciamo anche ad avere una verve che poi ci serve anche nelle altre fasi. Quindi questa sarà una chiave molto molto importante. Beh, hanno giocatori molto forti, di caratura internazionale. Contro noi l'andata, Osmani ha giocato veramente bene. È un giocatore che sappiamo che è di esperienza, che a Modena può dare molto. E hanno uno sposto molto forte, molto alto, ma comunque giocatori che militano già in nazionale. Quindi sappiamo che è una squadra molto, molto tosta da battere. Però anche noi abbiamo le nostre armi e possiamo dargli filo da torcere. La squadra chiaramente sta soffrendo, sta vivendo un momento difficile. I ragazzi sono anche, insomma, tanto giovani, quindi non c'è tutta questa esperienza, non hanno le spalle larghe da questo punto di vista, però di sicuro non stanno mollando niente. Questo è importante. Chiaramente ci servirà in questa ultima parte di campionato essere molto aggressivi e oltre a chiedere ai ragazzi ci servirà anche una richiesta al pubblico. Il pubblico dovrà darci una grossa mano, soprattutto in casa. Noi avremo delle partite complicate, ma importanti, iniziando da Modena, avremo Monza, avremo Milano. Avremo delle partite in cui vogliamo giocarci delle chance e in cui l'aiuto del pubblico sarà veramente importante per questi ragazzi, proprio per poter esprimere un certo tipo di aggressività che quando riescono ad esprimere gli permette di alzare veramente di tanto il livello. Nonostante le ultime partite, che ovviamente sono state toste, sia in campo che emotivamente, la squadra comunque si ritrova ogni settimana, ogni inizio settimana qui in campo per spingere ancora di più, e questo è un fatto positivo. Infatti si vede dall'inizio di ogni match che è una squadra che spinge, che inizia bene, però a volte ci perdiamo un po' nell'ultima parte.
quindi questo sicuramente è un fattore da migliorare durante la settimana, però il morale è sempre alto e noi ci troviamo molto bene insieme, siamo una bella squadra e questo è un valore aggiunto che possiamo portare anche in campo, perché non è scontato che comunque una squadra si trovi bene e lavori bene insieme.